Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Non so per quale motivo, ma comincio sempre questi racconti di mercoledì. E in tutto ciò non sono riuscito a fare un intro perché bussano il citofono ed era il Corriere. Ok, è finita la giornata, sto tornando a casa in auto. È stata una giornata abbastanza impegnativa perché ho dovuto risolvere un problema con il green screen che sto realizzando, la composizione che sto facendo. Un consiglio che vi do: quando lavorate col green screen con materiali girati con Red, di fare una passata di color con il denoiser di DaVinci, perché è molto ma molto potente e toglie tantissime imperfezioni, e ho riscontrato, così facendo, nei dettagli, anche se girate, specialmente se girate a risoluzioni molto elevate come il 6K, il 5K, il 4K, aiuta tantissimo nei dettagli sistemare e togliere questo noise che si fa sulle basse luci della Red. Sono svegliato, ragazzi, che è un'infiammazione all'occhio. Fa male, cane. Eccoci qua, arrivato in ufficio. Ho preso la mia mirrorless e che ho una giacca, quanto per le altre cose, per chi lo volesse sapere. E presto vorrei cominciare a lavorare, anzi adesso accendo prima il computer. LED che si accendono tutti i colori. Questa è la mia magnifica vista. Il tempo è un po' cupo stamattina. Una cosa che ho lasciato da parte ieri è quando ero del Corriere, perché ero in parola nel lavoro. Ho detto un po' posto nel frattempo. Stamattina si fanno questi lavoretti, si sistema quello che si è lasciato un giorno prima. Allora, è arrivato il Corriere, mi ha portato questo, forse so chi è, so cos'è, però è divertente fare l'unboxing delle scatole insieme, vedere cosa mi mandano. Andiamo con una forbice, potrebbe sempre servire, sa? Ok, allora, ah no, ma dai, ho capito cos'è. E per chi ha visto il video della settimana scorsa, già capito che cos'è. Pensavo fosse qualcuno che avesse andato qualche prodotto a recensire, qualche società, non so perché, avevo parlato con alcuni, mi aspettavo qualcosa. Qui c'è la bolla di consegna. Yes, ok. Avevo intuito bene che cos'era. Ragazzi, se ricordate, la settimana scorsa a me è morto un hard disk. E vi ho parlato nel video che avevo preso un altro uguale, ma da 6 tera. Ed eccolo qui. MyBook Thunderbolt 2 della Western Digital. Questo è da 6 tera, io ne tengo due da 8 tera, uno che praticamente mi ha abbandonato e l'altro invece che sta continuando a lavorare.
Voglio spendere due parole positive su questo hard disk. Come avete visto, me ne è morto uno di questi, ma ne ho comprato un altro uguale. L'ho trovato solo da 6, da 8 non l'ho trovato, altrimenti avrei preso quello da 8. Sono hard disk molto affidabili. Io li ho stressati tantissimo, ci ho lavorato tantissimo con questi hard disk. Li smontavo, li portavo con me sui set. Sono stati 2 anni e mezzo, ma tra le altre cose uno funziona ancora ed è perfettamente funzionante, quindi non mi ha abbandonato, non mi ha lasciato, ancora lì tutto integro e intatto. Soltanto che l'altro, come diceva un ragazzo nei commenti con cui ho parlato un pochino, dato che questi qua contengono, ognuno di questi hard disk contiene più di un hard disk, adesso ve lo mostro. E torna che forse c'è uno dei due hard disk all'interno che si è corrotto. Potrebbe anche essere, io ci ho fatto il pensierino, ma non mi sento sicuro, dato che quando lavoro devo avere la certezza di quello che sto facendo, che il prodotto non mi abbandoni, che l'hard disk, specie in modo l'hard disk non mi abbandoni. Non ho avuto il coraggio di controllare hard disk per hard disk e cercare qual era il problema. Preferisco che l'hard disk da 8 tera con tutta la roba sopra, anche se già recuperata, sia lì nel caso dovesse servire, piuttosto che rischiarmela, sono sincero. Via. Ok. Faccio anche il controllo della confezione perché è simpatico. Allora, abbiamo la disk, eccolo qui, che non è piccolo, è bello grosso. Che tra le altre cose è imbustato e saldato. Vabbè, poi abbiamo all'interno un'altra scatola con un cavo Thunderbolt e l'adattatore per la corrente classico. Scatola fatto davvero bene. Intelligente come prodotto. Voglio mostrarvi cosa vi dicevo prima. È così doppio perché non c'è un solo hard disk all'interno, ma cliccando qui sopra qui compare il vano, questo si svita qui e ci sono due hard disk all'interno e sono dovrebbero essere entrambi dei VD RED, quindi fatti per i NAS. Lo etichettiamo e lo montiamo alla macchina. E dopo aver perso un po' di tempo a cablare il tutto, ecco l'hard disk nella sua nuova casetta. Allora, questo è l'hard disk da 8 tera vecchio. Questi qua sono cavi USB che vanno sulla ciabatta USB. E qua ci ho messo il nuovo. Sono praticamente uguali esteticamente, soltanto che questo è da 8, è un po' più vecchiotto, e questo è da 6. E in più lì dietro adesso c'è anche un terzo hard disk, che è un LaCie, un Porsche Edition da 3 tera, per avere un po' di spazio extra da poter utilizzare. Ma adesso ci mettiamo a fare un bel backup di tutto il materiale sull'hard disk nuovo e si comincia a lavorare. Quasi terminata la settimana, è venerdì. Oggi sono completamente in studio e non esco da nessuna parte, un po' come è stato anche ieri. Tra le altre cose, mi dispiace per interrompere il mio racconto all'improvviso, semplicemente perché capita che devo lavorare a qualche altra cosa, viene un cliente, arrivano email, telefonate e quant'altro, quindi devo dedicarmi a fare altro. La settimana prossima sarà molto impegnativa perché vado su un paio di set a fare un paio di lavori. Stiamo organizzando un altro spot pubblicitario, ancora un altro, nel frattempo che termino questo. Dovrei leggermi una sceneggiatura di un film a cui devo lavorare, ma non riesco a trovare il tempo perché comunque devo dedicarmi 2 o 3 ore di lettura piena in tranquillità a questa cosa, quindi se non lo faccio di sera non lo faccio, ma la sera non ce la faccio perché devo ripogliere e riposare. Infatti mi sono visto un paio di... sto guardando una bella serie televisiva che non ho mai visto e che mi piaceva vedere, Dexter. Ho sempre stato curioso, su Netflix dato che sono tutte le serie, tutte le stagioni, mi sto guardando tutte quante mentre lavoro. In questo modo guardate. Sì, lo so, non è proprio la miglior soluzione, ma così almeno riesco a guardarmi qualcosa, a farmi compagnia mentre lavoro.
Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mettete un mi piace, condividete, datemi dei consigli o ancora fatemi delle domande, cose che posso rispondervi. Cos'altro dirvi? Ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.